Ciao a tutti ragazzi, sono Super Fatti Brosi, sono Darby. Sono Ray. E io sono Locke. E siamo qua oggi per parlare, avete visto il titolo? Bravi! Il titolo che ma dice... che bel titolo che ha messo Locke finalmente! Magari ci... finalmente magari lo metti un titolo! Diverso. Magari lo metti diverso, tipo... e mi fotto! Avete tipo succate tutti e finisce lì, tipo. Pezzi di succate. Merda. Dark Souls 2 incoming, tipo! Comings! Se lo sento nell'aria! Nell'aria, c'è Dark Souls 2, c'è! Dov'è? Noi siamo incoerenti, dobbiamo dirlo. Forse c'è una cosa che ci portiamo avanti da una vita, è Dark Souls. Oh, l'unico gioco che abbiamo iniziato... siamo tipo a 15 ore di gioco... 17 no, quasi. Di più era no, 17-18. Dove siamo arrivati a registrare? Siamo tipo 17 ore. Pensate, 17 ore di video. Ma guardatevelo tutto belli. Da adesso. Adesso vai a prendere il PLI sul numero 1. Ma che ne hai? Ma fatevi la. Chi si fa la maratona di Dark Souls? Oh. Oh, bravo! Oh, ma, cioè, bravo ma, proprio! Ma tu hai Dark Souls con i Super Fighting Bros, non per i cazzi tuoi. Non prendi il gioco e lo metti dentro i giochi. No, cazzo. No, cazzo, giochiamo guardi. Noi, all'inizio giocavamo noi, poi gioca solo Ray e tutte le nostre avventure. Però è bello perché in Dark Souls sono successe proprio delle cose belle. No, sembrava, molte volte sembrava che lo facessimo apposta a fare qualcosa. Giuriamo, non organizziamo mai niente prima. Anche cazzo. Perché non abbiamo tempo fisico per organizzarci prima. No, già adesso. Già adesso, tipo l'una, tipo io devo dormire. Domani mi sveglio alle 7, domani. Alle 6. Beh, 7:40 è la prima sveglia, poi la faccio rimando fino alle 8. E la sveglia, alle 8. Però è diverso, perché sembra di più. Ma chi sei cotte? È la vita di Adalvis. Un talk sulla vita di Adalvis. Vabbè, lo proporrei. Cosa ci aspettiamo da Dark Souls 2 e cosa vogliamo da Dark Souls 2? Quali sono le features? Dice Ray. Dice Ray che sei tu informato. Tu sei informato. E ricordiamo Ray, voce porca troia. Io ho visto dei video, però non mi volevo spoilerare. Perché il bello di Dark Souls è scoprire. Bravo. Tu all'inizio muori. Non è che dici babo. 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 Oh, Alizio, appena parti, muori. Muori subito. New game, new mind. E poi cominci a gattonare. Capito? No, che se mi guardassi subito le feature, quello le potenzia questo va questo. Però va diciamo questo. Che la maggior parte della gente fa così. Capito? Guidine su guidine, capito. Ci sanno già le guide, tipo, figurati. Ancora no, più se no, non ha senso. No vabbè, all'inizio penso che non tutti cioè che vanno su internet la guida, anche perché chi lo compra subito sono i fan dell'uno che sanno come goderselo. Sì, ma infatti cosa annuncio che ci giochiamo? Beh, ovvio. Che lo facciamo! Subito! Day one ci sarà già il playthrough. Aspetta. Non prometto. Registriamo. Non prometto un cazzo, non prometto. Però comunque nella prima... Massimo una settimana. Prima settimana. Ci sarà già. Ci sarà qualche gioco che finirà probabilmente, adesso non sappiamo. Donkey Kong dovremmo finire. Piuttosto mettiamo un po' più di puntate in una settimana, vediamo. Sì, pur di finirlo così tac, ci schiaffiamo sopra. Dark Souls e GG bastardi. Bastardi. Vabbè, ma tu che sai? Dicevi delle feature, le saprai, no? Di Dark Souls 2? No, non le so, perché ti dice. Cioè, quindi è tutto un discorso per nascondere il fatto che non sa un cazzo. Un cazzo di Dark Souls 2. Un cazzo. Ma il bello è che non devi sapere feature. Ti sto dicendo che no, ho guardato dei video, ma non mi sono spoilerato. Nel senso, guarda dei video di gameplay. In effetti sembra comunque la difficoltà è rimasta. Non è un gioco per tutti. Ma speriamo, ma speriamo, perché se iniziamo il walkthrough, che poi è tipo una. Che sei sulla mountain. Che sei sulla mountain, picchi così. Che comunque c'hai. Ovviamente chi è arrivato dall'uno è già più skillato, ovviamente. Però comunque nel gioco. Sono tanti nemici. C'è il dual wielding adesso, quello c'è. No, ma è inutile. Vabbè, prima. Che senso? È inutilissimo, perché adesso invece ha un senso. Doppia lama ha un senso, dicono. Quindi possiamo fare dual wielding. Dual wielding, però uno scudino. No, però hanno cambiato la cosa bella che hanno cambiato il backstab, che non è più. Ci si può uscire dal backstab. Io sai qualche cosa. Come fai a uscire? C'è un tastino. Sì, comunque è più counter. Difficile prendere da dietro. Beh, non credevo vada PvP. Lo so, perché io adesso sono più PvP. Ma perché in effetti era quando finiamo facile, Dark Souls, adesso. Volete che facendo il PvP? Si sghiaccio di nuovo. Ricordiamo che Adalvis paga il cazzo di là. Ma c'è l'account di Locke. Ma che bello, abbiamo tanti account. Quello è il segreto che mi ha scoperto dopo. Però vabbè. Comunque, il PG. Sì, ma no, io voglio il mio PG. Ma tu vuoi fare il PvP col nostro? Non vuoi fare il PvP con SFB? Che poverino, SFB, poverino. Se vuoi, lo puoi fare con Adalvis. Sì, ma lo faccio con Adalvis. Katana, scusa, Artona, saremmo troppo pesanti a rollo. Appena poppa il povero malcapitato. Puoi che non farlo. Però io adesso come corpo. Armatura pesante, scudo pesante, arma leggera, veloce e rollo veloce anche. Bravo. Se volete la build, vi mando una mail a 5 euro. È tipo livello 700, già tutta qua. No,
no, 5 euro. 5 euro li vedo. No, 160. Vabbè, a sprecare parole. Beh, comunque questo è un video abbastanza a cazzeggio, lo ammettiamo, sì, perché non sapevamo che cazzo perché dirvi. Tardi. No, è vabbè, tardi. Parlavo di Dark Souls 2, che voglio dire, è un vabbè, grosso. Vabbè, è per annunciare, dare, no, dato che ci sono, ci sarà una serie ufficiale su Metin Bros, che sarà su Dark Souls 2. Sì, vabbè, porca troia, usa le corde. Sì, ma quali sbiglierei, fossi in te. Perché sì, te? Ma lei fa qua. Lei è una persona che si controlla. Ma io mi controllo. Mi avete mai visto urlare? Non usa sempre, solo nei talk devo usare la cazzone. Onestamente, è girato di là. Onestamente, mi avete visto urlare. Mai, mai, io non so, io penso che le mie orecchie sono linde, grazie. Infatti. Comunque non è l'unica novità dei Super Fighting Bros. Oh, perché dobbiamo dire che per i più fedeli che urlo. Finalmente urlo. Adesso urlo. Perché so che scopo. Perché per urlare deve posizionare. Bene, cazzo. Oh, madonna. Il podcast dei Super Fighting Bros. Perché adesso diranno che palle, avete scritto già in 80 sì, video di Dark Souls, non lo uscire. No, di Taste c'è già scritto. Vabbè, con... allora, spiegaglielo. Allora, cosa succederà? Cosa succede? Prima di tutto vedrete che, lo spoileriamo, Taste 2 era ancora un paio di puntate, però mandiamo a fanculo. Vabbè, ma adesso potevo dirlo così. Ma no, perché abbiamo capito, poi lo spieghiamo nel video dopo, che abbiamo capito che in effetti non è un gameplay avvincente da vedere, anche se parliamo dei cazzi nostri, però non c'è poi niente. Esatto, vedere, quindi vogliamo mettere qualcosa di più interessante. Circolare, che gira in piazza. Ho girato in piazza, parla con l'NPC, parla con l'altro. Cioè. Beh, ci sarà il giovedì ci sarà il podcast, che sarà un gameplay a caso. Quindi potrebbe essere un action a muzzo, potrebbe essere qualunque gioco. Potrebbe essere due o tre volte di un gioco abbastanza bello. Tre volte di uno, tre volte di un altro e così via, perché noi registriamo ogni volta tre puntate, come avrete capito ormai. È bello da vedere, ma soprattutto... Ci saranno, aspettate, le prime tre puntate della serie, che si chiamerà proprio la serie podcast, si chiamerà. Quindi sarà proprio una nuova serie con una nuova numerazione per il giovedì. Le prime tre puntate saranno classiche, noi che giochiamo, noi che parliamo... E vi intimiamo a guardarle perché saranno molto molto interessanti. Allora, le prime tre ce ne sono, cioè partiamo col botto qua, perché occhio pare... ci sono gli argomenti da vagining, preparate il pene, preparate il pene, ma fin troppo, perché quasi da denuncia, quasi da denuncia al re, diventate minori di 18 anni. Da re, che ad Davis è un po' troppo volgare, ad Davis subisce cose volgari, e qua lo spoiler però molto più importante, queste prime tre puntate fanno da pilota un progetto molto più interessante che abbiamo in mente. Porca puttana, perché quando cominci così, quando dici quel progetto con quella R così, mi viene il cazzo duro, te lo dico. Perché che cos'è una radio, che cos'è un podcast se il pubblico non può intervenire? Bravo, diciamo. In non diretta potevi metterlo meglio, esatto. C'è hype. Eh sì, in diretta, allora, diglielo. Cosa succede? È difficile organizzarlo e spiegarvi, ma noi abbiamo pensato a tutto, ovviamente. Allora, in poche parole, ci saranno due fasi: la fase di registrazione, ovviamente, e la fase in cui sarà pubblica su YouTube. E ricordiamo, sarà esattamente come adesso, 15 minuti ogni giovedì. Qual è la grossa differenza? Che quando lo registreremo, che potrebbe essere 2-3 settimane prima di quando inizierà a essere pubblicato, vi avviseremo con dei video che compariranno e spariranno dal canale. Un mini video tipo e va! Ma solo cioè tipo dopo i 3 o 4 secondi, esatto. Che potrebbe essere anche una bestemmia. Esatto. Occhio, occhio. In questi video vi diremo la data è loro, o meglio ve lo scriviamo in descrizione, vi diremo magari tra mezz'ora che inizia il podcast. No, è praticamente in diretta. In diretta, allora, assistete in diretta alla registrazione del video con il podcast audio, diciamo. Audio, solo audio. Tipo radio. Cioè, abbiamo trovato un sito. In anteprima al video che vedrete su YouTube. Esatto, la cosa interessante qual è? Dato che nel podcast noi non parleremo del gioco, ma parleremo di argomenti che possono essere da generico, un po' come la radio. Come radio, come fosse una radio. Come parliamo adesso ultimamente. Ma la cosa più interessante è che sperimenteremo due cose. Beh, senza dubbio la chat del sito che ci permette, mettiamo il link in descrizione del sito che utilizzeremo, non mi ricordo il nome. Sì, a Xblaz. Comunque avremo una radio lì, potete già iscrivervi, già seguirci sulla nostra radio. Ma non c'è niente, però. Non c'è niente, però. Vedi che mi collegate per dire ciao a tutti.
Allora, Dalmi nel suo tempo libero vuole farci un monologo sulla radio. Accendi, non sia mai. Accending. Ma magari potremmo usare anche così un giorno. Che uno quando vuole sfogarsi accende la radio e parla muzzo a nessuno. Magari non c'è nessuno. Perché non è che lo sa con le avvisi. Vabbè, questa è una cazzata. Lascia stare. Vabbè, comunque. Questo non lo tagli. La cosa interessante qual è? Che voi potete partecipare con la chat che si può su quel sito loggare con Facebook. Quindi non dovete registrarvi, non dovete fare nulla. Cioè, puoi ascoltare senza registrare niente. Esatto, ascoltare è gratuito senza registrazione. Gratuito anche registrazione. Poi potete registrarvi sempre gratuitamente o con Facebook che è veloce in un click. Oppure con la registrazione classica di un qualunque sito per scrivere i commenti. Ma la parte che è più interessante qual è? Che sarà molto sperimentale, vedremo se funziona, Skype. Perché che cos'è una radio se non c'è qualcuno che partecipa in diretta? Una telefonata a casa, dei Super Mario Bros. Pronto, chi è, signora? Signora, ovviamente chiamateci non per dirci come mai non giocate più ai picchiaduro, porca troia. Perché così, così. Tu. Oppure chiamateci per partecipare alla discussione. Al discorso della cosa, esatto. vedremo come... Esatto, saranno chiamate molto brevi, le faremo durare un minuto barra due. Ma anche meno, un minuto barra due è finita il video. Madonna, che cazzo è? 10 secondi, prepara tutto. Che scrivitelo. No, vabbè. Ma comunque, se volete seguirci in diretta mentre registriamo un video, a noi ci fa piacere. Tanto noi comunque stiamo registrando il video che ci sarà sul canale. Radio. No, sul canale. Ah, sì, sul canale. Ci sarà sul canale. Però nel frattempo, poi già in anteprima, tipo un mese prima. Esatto. Noi registriamo tre volte. Ma la cosa migliore è che puoi partecipare, puoi intervenire o con la chat che noi leggeremo. O chiamandoci direttamente. Esatto. Le chiamate saranno ancora un po' da sperimentare, quindi le prime volte abbiamo degli amplificatori da cellulare. Vediamo, abbiamo tirato fuori delle cose e poi vediamo se funziona. Chiama i super. Chiama ora! Le hotline erotiche. Sì. C'è sono Dalbis. Minchia. Quante hotline erotiche ha fatto nella sua vita? Ma puttana. Più o meno, in effetti, più o meno. Comunque. E ha lasciato intendere. Comunque. Potrebbe essere un altro discorso. Ce lo teniamo per il podcast. Seguite il podcast e tante novità, tante cose dei Super Fighting Boss verranno fuori. Ma non solo dei Super Fighting Boss, parleremo di tutto davvero. Tutto. Ascoltatevi un po' le radio per capire cosa vi aspetta se non ascoltate la radio. Vabbè, boh, direi che può passare così, è abbastanza lungo questo annuncio. Noi siamo i Super Fighting Boss, io sono Dalbis. E io sono Condividete Locke. Il video. Sì, ma non interrompere il mio sono Locke, condividete il video. Scusami, Locke. Console versus PC. Che noi non vogliamo fare la solita cosa che ci è meglio la console. Dai. E comunque devi vedere che no. Invece Sofia Gucci va bene. Ma Dalbis che sinceramente Sofia Gucci confronto ad altre che c'erano anche magari quelle non erano tutte bellissime. No, ma perché l'attrice porno non ha sempre bisogno di essere quel bello che è un bello. È un da bello cinema, da essere un bello da sera. Deve essere volgare, deve essere una bellezza volgare. E invece Sofia Gucci mi prende, mi mette sul cazzo di palco, mi fa salire sul cazzo.